Si susseguono a ritmo incalzante gli incontri dei 13 galli, gruppi d'azione locale della regione. A Cetraro la presentazione delle azioni dei primi bandi del Valle del Crati. Tra i più longevi attivi conta 26 comuni della provincia di Cosenza, ubicati nelle valli del Crati e dell'Esero e sulla fascia costiera tirrenica. Diverse le realtà territoriali che si sono aggiunte in quest'ultima programmazione, non a caso la scelta della cittadina tirrenica per la prima manifestazione pubblica. A presiedere i lavori il consigliere regionale con delega all'agricoltura Mauro Dacri. Le scorse programmazioni non entrava in questi circuiti, oggi entra. Per questo abbiamo voluto iniziare proprio nella Medio Valle Grata, voluto iniziare da Cetraro per illustrare agli imprenditori agricoli del territorio tutte le opportunità che possono avere in agricoltura. Partono le misure sull'agricoltura, la 4.1, partirà l'agriturismo, partirà l'agroalimentare, quindi è entrato proprio nel pieno. Quasi 2 milioni di euro dunque per, in ordine, il bando destinato agli investimenti nelle aziende agricole, intervento 411, già in preinformazione. Quello sulla diversificazione agricola 641, che sarà pubblicato a breve, e per l'estate l'intervento 421 per il settore agroalimentare, illustrati dalla responsabile del PAL del GAL, Valeria Faggiani. Ma nel corso dell'incontro, oltre ad evidenziare le opportunità e il valore dei gruppi d'azione, il presidente Francesco Turano ha posto l'accento su alcune criticità, come quella della richiesta della fiduzione bancaria che ha tenuto con il fiato sospeso molti. Turano è infatti subentrato al sindaco di Roggiano Gravina proprio per rispondere a questa richiesta. Ho accettato volentieri, diciamo, di prendermi carico io di questa responsabilità, perché eravamo veramente in una situazione abbastanza complicata, che tanti conoscono. Ebbene, io personalmente ho garantito tramite fiduzione personale, finché potevamo avere l'anticipazione finanziaria per l'avviamento del PAL, cioè quindi della struttura, perché senza di questa fiduzione il GAL sarebbe morto. Scongiurata questa ipotesi attraverso azioni di sinergia tra pubblico e privato, il presidente ha sottolineato anche l'aspetto della dotazione finanziaria. La quota del 6% rappresenta veramente una quota minima per quello che sono i GAL, visto la loro vicinanza, visto la loro struttura e visto la loro funzionalità al territorio. Infatti le norme comunitarie prevedono che la percentuale destinata al GAL sia molto più elevata di questo 6%, fino ad arrivare all'11%. Quindi io chiedo, anche dalla prossima programmazione, di aumentare la dotazione finanziaria.